Pietro, finalmente primo gol stagionale, tanto importante perché ha sbloccato una partita che sulla carta era facile, ma che poi alla fine si è arrivata un po' più complicata. No, vabbè, credo che partite semplici non ce ne siano, perché tutti contro di noi giustamente danno il 100%, quindi partite semplici non ce ne sono. Per quanto riguarda il primo gol, io onestamente non sono uno che conta i gol, però fa piacere sicuramente, anche perché è un gol che ha sbloccato la partita. Pietro, oggi si vince, si trova ancora forza, voglia, perché domani c'è una partita delicatissima, importantissima. Sì, diciamo che è stato un cammino netto, abbiamo fatto 3 vittorie su 3 per quanto riguarda il campionato e ci siamo preparati bene per domani, che ci sarà la Supercoppa. È chiaro che sarà una partita difficile, come ho detto già prima, come tutte le altre, e sicuramente daremo il meglio di noi per portare a casa la Coppa. Senti, è un Palazzolo diverso rispetto a quello visto nelle precedenti stagioni in maglia rossa-azzurra. È l'età che incomincia a farti, diciamo, centellinare di più le risorse, oppure è una crescita, come molti dicono, tattica del numero 7 rossa-azzurro? No, diciamo che fisicamente sto bene, anzi sto molto bene, però credo che, visto e considerato i campioni che ci sono, penso che a livello tattico dare il mio apporto alla squadra penso sia più importante della giocata individuale. Penso che sono maturato io sotto questo punto di vista, perché ho capito il contesto in cui sono. È chiaro che, come oggi, se c'è la giocata da parte mia, per quanto riguarda il gol, per quanto riguarda l'assist, sicuramente sono ben contento, ma è chiaro che il mio è un duplice compito, ma sono consapevole della forza della squadra e quindi che posso stare tranquillo là davanti. Ti faccio veramente l'ultima. Mister Marrucci, dopo la vittoria all'esordio in questa stagione contro Terracina, ha detto: ho la sensazione che sia nascendo un gruppo speciale. Tu, che hai tante stagioni alle spalle con la maglia del Catania, hai la stessa sensazione del nuovo allenatore del Catania? Sinceramente sì, credo che sia merito suo, credo che sia anche la voglia di questi anni che noi, di questo anno e mezzo che noi non abbiamo giocato, la voglia di giocare, la voglia di esultare tutti insieme, cose che mancavano da tempo, ma un buon 70% è merito suo, che sta riuscendo a creare un grande gruppo, spero vincente. Tu non fai trapelare mai emozioni, è una cosa incredibile, ma dimmi la verità, un po' nervoso per domani lo sei? Io finali ne ho giocate tante col Catania, il nervosismo c'è sempre, ci mancherebbe, però da catanese devo farmi vedere tutto d'un pezzo e cercare di dare il 200% proprio per la mia città. Allora, stasera non dormirai, abbiamo capito. No, dormirò.